La vittoria è arrivata al secondo minuto di recupero del secondo supplementare, una grande soddisfazione. Sì, una bella soddisfazione soprattutto per i ragazzi perché ci siamo impegnati, abbiamo voluto questa vittoria. È stato anche il mio gol e sono contento, dedico la vittoria ai ragazzi, diciamo. Un bello scambio e poi hai trovato proprio l'angolo più lontano, non era così semplice. Sì, diciamo non è semplice, è stato bravo il mio compagno a mettermi davanti alla porta, io ho fatto il mio meglio e ho fatto gol, per fortuna. Una partita nella quale avete creato tantissime occasioni da rete, forse ne avete sprecata qualcuna di troppo. Eh sì, purtroppo così, se il calcio è fatto di episodi, poi ci sbaglia, si fa gol, l'importante è che abbiamo vinto. È stata comunque una finale affrontata davvero bene, ottimo approccio, loro hanno colpito soltanto una traversa su calcio di punizione, ma per il resto avete sempre mantenuto il pallino del gioco. Sì, se la palla è sempre noi, diciamo abbiamo fatto una grande partita, purtroppo la palla non voleva entrare, è entrata alla fine, siamo contenti. E va bene così, ora i ragazzi andranno a fare le finali, sono contento per loro. Per te non è stato semplice trovare spazio in prima squadra, una bella vetrina invece questa Juniores con tanti ragazzi che stanno crescendo bene. Sì, io scendo qua con le Juniores, no, perché vengo dalla prima squadra, perché sono un ragazzo della loro età, diciamo, quindi io vengo qua, faccio vedere dove è il mio massimo, poi quello che viene, viene. Se con la prima squadra troverò spazio, sarà il mister a decidere. E adesso quest'altra vetrina straordinaria, questa delle fasi nazionali, certo non sarà semplice riuscire a andare avanti e ripetere i risultati eccellenti conquistati in Sicilia. Sì, speriamo per i ragazzi che andranno a giocare di fare bene, lo spero per loro perché è una vetrina importante, anche per loro è farsi vedere, per andare in prima squadra e faranno il loro meglio.